Stamane sessione congiunta di prima e seconda commissione a Giarre per tornare a discutere del regolamento sulla sosta a pagamento. Il Consiglio Comunale prova a dettare i tempi e a ricostruire un rapporto con la Giarre Parcheggi, la ditta che gestisce il servizio di sosta a pagamento. La minoranza stamane ha chiesto in sede di commissione congiunta la consulenza sia del pool dei legali del Comune che del comandante della Polizia Municipale Maurizio Cannavò. Ci sono alcuni obiettivi immediati da raggiungere in questa direzione, secondo il consigliere comunale giarrese Armando Castorina. Abbiamo un regolamento comunale che risale al 2014. Questo è un importante documento dove la precedente amministrazione ha lavorato e ha messo dei punti fermi e saldi rispetto ai rapporti con la società che gestisce la sosta. L'intendimento di questa congiunta di prima e seconda è proprio quella di creare dei presupposti per garantire alla cittadinanza la fruibilità delle strisce blu in maniera regolare, dove il rapporto tra la società concessionaria e l'utenza possa essere più fluido. In particolare si sta chiedendo alla Commissione di studiare un'integrazione con l'introduzione di una tolleranza che diciamo formalmente, informalmente la Giarre Parcheggi concede già all'utenza, ma noi lo vorremmo trascrivere. E in più un altro argomento su cui vogliamo lavorare è l'introduzione della mezz'ora oraria, che non sia quindi una concessione di qualsiasi società concessionaria della sosta a pagamento, ma che sia eventualmente un qualcosa a cui bisogna una regola dettata dal Consiglio Comunale in questo caso, a cui la società concessionaria deve attenersi.